bottega familiare parte da molto lontano, parte a nostra, per i dati che noi abbiamo, fotografie, documenti, e noi atti nella seconda metà dell'Ottocento, di sicuro. La ditta era situata, diciamo, nel quartiere di via Borgogni Santi, anzi esattamente in via del Porcellana, dove operava appunto Giovanni Granchi e il primogenito Pasquale, che era appunto il mio nonno, diciamo, io però non l'ho conosciuto perché è morto nel 31. E Pasquale Granchi aveva una ditta, poi si mise per conto suo, aveva una ditta di imitazioni antiche, quindi i timbri che lui metteva, diciamo, negli oggetti che faceva, riportava questa dizione: Pasquale Granchi, imitazioni antiche. Poi ebbe bottega in via Borgogni Santi, in via Montebello negli anni. L'ultima fu in via Borgo San Jacopo, una bottega che poi fu chiusa perché lui morì nel 1930-31, durante l'epidemia di spagnola, e quindi dovettero chiudere la bottega. Ci furono, diciamo, delle crisi, una difficoltà familiare naturalmente difficile in quegli anni, però poi mio padre fu assunto nel gabinetto restauri, che proprio nei primi anni 30 aveva costituito lo storico dell'arte Ugo Procacci, e fu chiamato appunto a costituire quel primo nucleo di restauratori che formarono, diciamo, la cosiddetta vecchia guardia del gabinetto restauri della Soprintendenza alle Gallerie Fiorentine, che fu il primo gabinetto restauri di una soprintendenza dello Stato, diciamo così, nella storia italiana. Vittorio Granchi è stato 40 anni dentro il laboratorio restauri, fino dal 1934 fino al 1973, quando è andato in pensione, e ha avuto occasione di operare su capolavori, soprattutto dopo l'alluvione di Firenze, che erano ridotti in condizioni drammatiche, primo fra tutti il Crocifisso di Cimabue. La storia più recente, a partire dagli anni 70, cioè da quando lui fu collocato a riposo dal gabinetto restauri, in realtà poi non cessò assolutamente di occuparsi di conservazione di opere d'arte, perché venivano a chiedergli consulenze dalla Soprintendenza d'Arezzo, da quella di Firenze, dalla Soprintendenza di Siena. Per cui, diciamo, dopo qualche resistenza, io riuscii a convincerlo a fare una ditta individuale, che appunto si chiamò Studio Granchi. Studio Granchi, di Vittorio Granchi in quel caso lì, in cui io divenni, diciamo, socio attivo. Lui era un socio non partecipante al lavoro, ma la sua esperienza era talmente enorme, la sua cultura nel campo della conservazione, nella conoscenza profonda dell'opera d'arte. Questo è davvero un qualche cosa che si studia anche sui libri, ma nasce da una profonda, davvero esperienza, proprio fatta sul campo, fatta con le mani in pasta, fatta sulle opere, di tutti i generi. In quegli anni, appunto, cominciò anche a frequentare lo studio, come è una tradizione nostra, insomma, anche della bottega nostra, eccetera, anche Giacomo, mio figlio, e ha potuto vedere Vittorio Granchi al lavoro, i collaboratori di Vittorio Granchi, gli allievi. Da, Mio fin da padre ha seguito. bambino io ho respirato l'aria di uno studio vero di restauro e quello che si può provare entrando dentro una sorta di museo, perché è pieno di opere d'arte, opere tutelate dallo Stato. Quello che mi ricordo molto bene sono i profumi. E io fin da bambino ho potuto imparare. Un restauro a cui tengo molto anche per un fattore di passaggio tra quello che era lo studio Granchi di Andrea Granchi e poi studio Granchi di Giacomo Granchi, è questo crocifisso di Pietro Tacca, un crocifisso in cartapesta policroma, sulla cartapesta si sa bene che non c'è letteratura.
E quindi questo è stato, diciamo, un restauro che ha fatto un po' da scuola per quanto riguarda la cartapesta. Qui ci sono state anche delle trovate, anche delle situazioni interessanti per quanto riguarda anche l'utilizzo di strumenti da liuteria, perché io sono anche violinista e sono diplomato in violino. E quindi ho pensato che dei morsetti che si utilizzano per la liuteria potessero servire anche in questo caso. Questo è un restauro molto complesso che è durato più di 4 anni, un lavoro molto molto serio, molto scientifico per quanto riguarda i materiali, le analisi stratigrafiche, le analisi radiografiche. Importante prima di qualsiasi prova, valutazione, importante avere le analisi preliminari sull'opera d'arte. Se non si hanno determinati tipi di nozioni, non si può andare poi ad operare. C'è un aneddoto, diciamo, di divertente, anche di una continuità. Dai documenti emersi è venuto fuori che questo dipinto di Anton Domenico Gabbiani era già stato, diciamo, restaurato negli anni 30 da mio nonno Vittorio. Noi abbiamo trovato l'opera in pessime condizioni. Pensate che c'era ancora sul retro e sulla cornice, perché il fango dell'alluvione che noi abbiamo conservato, abbiamo ancora un Eccolo sacchettino con dentro. qua. In questo sacchettino abbiamo il fango dell'alluvione. Questo per poter un domani Poterla analizzare e vedere. divertirsi a analizzare. Eccolo qua. Qui c'è il fango dell'alluvione. Eccolo qua. Questo è il fango dell'alluvione. È un problema, quello della qualifica, e noi stiamo aspettando ormai da anni, da troppo tempo. E è una cosa che noi, io come altri restauratori, ci siamo guadagnati sul campo. Sono anni che noi lavoriamo per le soprintendenze, per enti pubblici, e che, con le quali abbiamo fatto degli straordinari restauri, pubblicati addirittura. Quindi io pregherei le autorità, la politica, di riconoscerci quello che è di fatto una cosa che ci siamo guadagnati. Mi stanno chiedendo una certificazione che vanno ci ha dato, perché non avrebbero mai autorizzato lo studio Granchi se non fosse stato capace di intervenire su un'opera del genere. Né tu, tu nonna intervenire su Cristo Cimabue, ma scherziamo davvero? E io ora devo dimostrare di essere capace di farlo dopo che te tu mi hai autorizzato. Io mando in pensione e la voglio vedere questa qualifica, perché ho detto ne voglio una onore. Credo che le autorità debbano porsi come problema principale quello di riuscire a conservare e a considerare importante, fondamentale un patrimonio di conoscenze come quelle che una tradizione familiare, per esempio, come la nostra, può offrire. Vi volevo dire una cosa importante. Il 6 aprile, alle ore 21 in Santa Felicita, verrà fatto un concerto vocale strumentale barocco, questo per raccolta fondi per la città di Aleppo. C'è un crowdfunding per fare delle donazioni. Venite numerosi, che è un progetto importante.